Eder. Mech. Pallister. In qualità di rappresentante del collegio difensivo della famiglia Motto, esprimo la nostra totale soddisfazione sulla sentenza di assoluzione in appello verso i nostri assistiti. Ricordo che questa è la seconda assoluzione, processo di merito, quindi praticamente i giudici hanno analizzato in maniera meticolosa, formidabile, essenziale, totale, quello che la procura di Cassino aveva appellato e ci hanno dato ragione ancora una volta. Ci hanno dato ragione soprattutto su tutto e su quello che noi riteniamo la cosiddetta prova scientifica, quindi hanno accettato la nostra impostazione che poi è la realtà assoluta, che non è assolutamente la porta, l'arma del delitto o mezzo lesivo, i famosi nastri tanto strombazzati da alcuna stampa colpevolista non contenevano i frammenti lignei che provenivano dalla porta, che non c'è alcun elemento che dimostra che la porta sia l'arma del delitto, ripetita Juvent, che non ci sono stati depistaggi da parte del maresciallo Motta e della sua famiglia, che Quatrale, Tuzzi e Soprano non c'entrano assolutamente nulla e non sapevano nulla, che tutte le prove che poi indizi circostanziali, situazionali, giocano soltanto a favore della famiglia Mottola e degli altri due imputati. Praticamente sono state accettate ancora una volta le nostre argomentazioni. È stato accettato, approvato e riaccettato il fatto che l'impianto accusatorio fosse basato su un'analisi sbagliata, sull'innamoramento della tesi e soprattutto che questo impianto accusatorio è strampalato e sgangherato, così come ha detto l'ottimo avvocato Mauro Marsella. Un ringraziamento personale mio in qualità di coordinatore del pool di difesa, proprio per l'avvocato Francesco Maria Germani, Mauro Marsella, del giudice Di Giuseppe e di Enrico Meta, a tutti i collaboratori, fra cui il dottor Deli Compagni, il psicologo forense, l'ingegnere Cosmo Pio Di Mille. Ricordo che questo processo d'appello hanno messo addirittura in contraddizione, in confutazione diretta, i consulenti tecnici della procura, quindi la professoressa Cattaneo, l'ingegnere Sara, tre esperti dei RIS con noi, consulenti della difesa, e che sono state accettate le nostre tesi. E qui viene a crollare anche un altro falso mito italiano, che i consulenti tecnici delle procure o delle procure generali siano superiori a noi consulenti tecnici privati. Questo assolutamente è una balla assoluta che noi abbiamo confutato ancora una volta. Oltretutto Tuzzi abbiamo dimostrato che la sua dichiarazione è inattendibile, quindi abbiamo vinto per la seconda volta processo di merito su tutta la linea. Abbiamo sbaragliato il cosiddetto gota delle scienze forensi, che poi sarebbe rappresentato dai personaggi che ho detto prima, poi da qualche improbabile personaggio televisivo che si fa pubblicità in televisione per andare ad acquisire casi ed essere pagato fior di quattrini. Invece noi presentiamo scienza, prova scientifica in maniera logica, totale ed assoluta. Ora dobbiamo dare la caccia una volta per tutte al vero assassino di Serena Morricone. La dobbiamo smettere di farci fagocitare da questi fantasmi cacciatori del nulla. Grazie. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.